Sappiamo tutti come funziona la giacca impermeabile, giusto? È quello strato che andiamo a indossare quando dobbiamo proteggerci da pioggia, neve, in generale dagli agenti atmosferici. Ma se vi dicessi che esistono tre tipi diversi di membrane impermeabili, e non sto parlando di brand, non sto parlando di Gore-Tex, Pertex, Sympatex e via dicendo, sto parlando proprio di come viene costruita la membrana e come lavora. Oggi insieme ne vediamo le grosse differenze e capiamo anche come queste lavorano insieme al DVR. La prima membrana che vediamo è la membrana idrofila non porosa. Il ragionamento è molto semplice. Questa membrana non ha pori, è proprio una lastra completamente uniforme di membrana. Il suo scopo è quello di andare ad attirare l'umidità del nostro corpo, quindi il nostro sudore, e per dei processi chimici andare a trasportarla verso l'esterno. Infatti queste membrane molto spesso si chiamano anche membrane attive proprio perché svolgono una funzione di prendere l'umidità dalla parte interna e portarla verso l'esterno. Queste membrane sono sicuramente le più durevoli perché non avendo nessun tipo di foro è difficile che si vadano a strappare e hanno anche il grande pregio che se le utilizziamo, esempio, a diretto contatto con la pelle, il sebo o il grasso della nostra pelle non andrà a chiudere tutti i pori e quindi non andranno a diminuire la traspirabilità. Il grosso problema però è che dal punto di vista soprattutto della traspirabilità, per avere delle prestazioni molto alte bisogna avere un processo chimico abbastanza veloce. Più tempo ci vuole per trasportare l'umidità dall'interno all'esterno, più la traspirabilità sarà bassa e più avremo anche quella sensazione di sauna. Ultimamente c'è da dire che questo processo chimico sta avendo un bello sviluppo perché, come abbiamo visto, ci sono delle membrane come il Sympatex che arriva a 50.000 di traspirabilità. E proprio come esempio abbiamo il Sympatex utilizzato da tanti brand, il Dermizax utilizzato da Ortovox oppure la membrana che abbiamo visto sulla Carpos Storm Evo. Il secondo tipo che vediamo sono le membrane porose idrofobiche. Praticamente queste membrane hanno tanti piccoli pori, ma parliamo di pori veramente piccoli a livello di nanomillimetri, che vanno semplicemente a far evaporare l'umidità che noi produciamo. Per intenderci, un esempio di questa membrana è il Gore-Tex, con tutte le sue varianti. Questa membrana però ha due grossi problemi. Il primo, come vi anticipavo per la membrana precedente, è che quando noi andiamo a utilizzare la giacca con questa membrana e andiamo a sudarci dentro, il sudore e il sebo della pelle andrà a chiudere questi pori, facendo sì che la traspirabilità praticamente diventi nulla. Per evitare ciò, i produttori cosa hanno deciso di fare? Hanno messo nella parte interna della giacca uno strato laminato che evita che il nostro sebo e il nostro grasso vada a contatto con i pori e che li tappi. Per questo si parla di giacche a due strati e mezzo e tre strati. So già anche a cosa state pensando, ma se ci sono questi piccoli forellini che vanno a comporre la membrana, perché l'acqua non passa anche dall'esterno verso l'interno? Cioè, perché non ci bagniamo? Questo perché i pori sono talmente piccoli che per andare l'acqua a passare dalla parte esterna alla parte interna deve avere una pressione veramente alta. Per questo poi l'impermeabilità è calcolata in millimetri di colonne d'acqua, perché rappresenta quanta pressione ci deve mettere l'acqua per riuscire a passare questi piccoli forellini. Il secondo grosso problema di queste membrane è che questi forellini non si possono fare più grandi della dimensione standard di cui esistono già le membrane. Il motivo è molto semplice: se avessimo meno forellini ma più grossi, sì, andremmo ad aumentare la traspirabilità, però andrebbe a diminuire drasticamente l'impermeabilità e anche dal punto di vista della durabilità della giacca questa sarebbe compromessa. Perché se tanti forellini piccoli comunque gli danno una certa durabilità alla giacca, dei fori più grandi farebbero sì che la membrana si potrebbe strappare molto più facilmente. Possiamo dire infine che questo tipo di membrana è anche la più diffusa. Come vi dicevo, abbiamo il Gore-Tex, il Pertex Shield Pro e tante altre. Sono le più diffuse perché sono più semplici da realizzare, sono anche quelle che a livello temporale sono state inventate prima, ma come abbiamo visto hanno un pochino di problemi. Il terzo ed ultimo tipo di membrane che esistono sono veramente molto recenti e sono le nanofibre. Pensate che la prima membrana in nanofibre è stata presentata da Polartec nel 2010 con la sua NeoShell. Queste membrane sono estremamente nuove ed abbastanza innovative. Praticamente sono molto simili a quelle che abbiamo visto prima, perché anche loro hanno un reticolo che ha dei pori, ma hanno dei pori molto diversi.
non è il classico buco in cui praticamente possiamo vedere da una parte all'altra come se fosse un buco in una forma di formaggio. Queste membrane invece hanno una struttura molto simile a una spugna, quindi non hanno un vero e proprio foro, ma hanno queste nanofibre appunto che intrecciate vanno a garantire impermeabilità ma anche molta più traspirabilità, proprio perché l'umidità ha molto più spazio per poter uscire dalla parte interna quando andiamo a produrre sudore alla parte esterna, ed è il motivo principale per il quale le nanofibre hanno questi valori di traspirabilità veramente alti. Di contro però, come sappiamo, molte volte la traspirabilità non va di pari passo con l'impermeabilità. Quindi sì, va bene, passa tanta aria verso l'esterno, però è anche più semplice che l'acqua passi verso l'interno. Infatti l'impermeabilità di una giacca in nanofibre è di sicuro più bassa rispetto all'impermeabilità come delle membrane che abbiamo visto prima. Ma dunque, in soldoni, quale tipo di membrana andare ad acquistare? Come sempre non esiste una risposta univoca, dipende un po' cosa volete prediligere dalla vostra membrana. Se state cercando una membrana che abbia un buon rapporto tra impermeabilità e traspirabilità, ecco, sicuramente quella idrofila non porosa sarà la migliore, anche dal punto di vista della durabilità della membrana. Se invece state cercando una membrana che abbia un'impermeabilità veramente alta, ma che vada a sacrificare la traspirabilità, ecco che una porosa come il Gore-Tex è sicuramente l'ideale. Se invece state cercando una membrana un po' tuttofare, soprattutto un tipo di membrana molto traspirante in cui invece si sacrifica un po' l'impermeabilità, ecco allora le membrane in nanofibre sono sicuramente l'ideale. Tutte queste membrane però hanno un grosso, enorme problema, ovvero che se si va a bagnare la parte esterna della giacca, proprio il tessuto che noi andiamo a toccare esterno della giacca, tutta la parte di traspirabilità della membrana praticamente diventa nulla, zero. Perché, come sappiamo, l'aria non passa attraverso l'acqua e quindi se si va a creare uno strato d'acqua all'esterno della membrana, l'aria non riuscirà più a uscire dalla parte interna alla parte esterna andando a fare il classico effetto di sauna. Per evitare ciò, ecco che entra in gioco il trattamento WVR. Per farla breve, questo è semplicemente un trattamento fatto da più di 8000 sostanze chimiche che fa sì che l'acqua scivoli sulla parte esterna, non si depositi e quindi non vada a impregnare il tessuto esterno della giacca, andando così a garantire la possibilità di avere sempre traspirabilità. Qui voglio inoltre sfatare un grosso mito, perché tutti pensiamo che esista il DVR. Invece è sbagliato, perché esistono i DVR, perché DVR sono ben tre, chiamati C8, C6 e C0. Per intenderci, più un numero è alto, più è presente PFC all'interno del trattamento. Infatti il trattamento C8 è quello con il PFC più alto. I PFC sono delle sostanze altamente nocive, tossiche, sia per noi che per l'ambiente. Infatti queste sostanze pian piano stanno diventando bandite dall'utilizzo, perché una volta che si va a lavare la giacca queste sostanze vanno a disperdersi nelle acque e veramente è difficile che si vadano a decomporre. Ci vogliono talmente tanti anni che possiamo dire che sono delle sostanze che non si andranno quasi mai a decomporre. Dunque, come vi dicevo, esiste il C8, che è quello con il maggior percentuale di PFC. Infatti quello è già stato bandito. Dal C8 infatti si è passati al C6, un pochino meno percentuale di PFC, ma ancora ce n'era molta. Da qualche anno questa parte è arrivato il C0, quindi quelli che vengono chiamati DVR senza PFC. In questo caso, per andare a riconoscerli, è molto semplice. Se troviamo la sigla DVR normale, probabilmente è un C6. Se troviamo no PFC DVR, probabilmente è un C0. Andando a togliere il PFC però, si va incontro a un grosso problema, perché questi PFC sono quei legami molecolari che fanno sì che il trattamento DVR resti unito e che non si vada a disperdere in poco tempo. Per farla molto semplice, il trattamento DVR C0 è un trattamento che va via dalla giacca molto velocemente. Quindi se fino all'altro giorno eravamo abituati, per esempio, a dover fare un trattamento DVR a una giacca in Gore-Tex una volta ogni 4-5 anni, con i nuovi trattamenti C0 si dice che bisogna farlo almeno una volta a stagione e, se la si utilizza tanto, anche più volte durante una stagione. Questo sicuramente ha un contro, perché dovremo spendere più soldi per fare manutenzione alla nostra giacca, che non ci durerà più tutti quegli anni che ci durava prima una giacca banalmente in Gore-Tex, ma dal punto di vista ambientale è sicuramente molto più sostenibile. Detto ciò, ragazzi, questi sono i tre grossi tipi di membrane e DVR che esistono sul mercato. Vorrei sapere da voi qua sotto nei commenti che tipo di membrana utilizzate e soprattutto come vi trovate. E detto ciò, io nella speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo.
Ciao!